Benvenuti. Sono Sebastiano Valerio, il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia e stiamo per presentarvi la nostra offerta formativa che riguarda i percorsi magistrali. È un'offerta formativa, come vedrete, articolata, che segue di conseguenza l'offerta triennale, ma che offre, indipendentemente dall'offerta triennale, dei percorsi di specializzazione, di approfondimento significativi. Avremmo certo gradito un'altra forma di presentazione dei nostri corsi, avremmo voluto ospitarvi nel nostro dipartimento, molti di voi lo conosceranno, molti no, e avremmo voluto farvi girare nei nostri corridoi, farvi provare la qualità dei nostri servizi, avremmo voluto ospitarvi nelle nostre biblioteche, nei nostri laboratori, quelle biblioteche, quei laboratori che sono assolutamente centrali nei percorsi di formazione magistrale. Ma tutto questo non c'è possibile in questo momento. Non è possibile adesso, speriamo che lo sarà a breve. Siamo però fiduciosi del fatto che riusciremo comunque, in ogni caso, ad offrire una offerta formativa di qualità anche in questa fase di incertezza, in questa fase in cui tanti stanno sperimentando, noi compresi, forme nuove di didattica. Noi siamo pronti a riprendere la didattica tradizionale non appena sarà possibile. Ma nel frattempo vogliamo fare la migliore didattica a distanza che ci riesca di fare, che sia possibile fare. Siamo convinti di avere in questo campo un'esperienza che ci è data dalle attività svolte già negli anni precedenti, un'esperienza che ci ha permesso di fare già dei corsi online prima che diventasse un obbligo e una necessità. E quindi questo ci ha messo nelle condizioni di agire in maniera veloce, in maniera credo anche efficace. Almeno i risultati che stiamo vedendo ci dicono questo, ne siamo contenti. È chiaro che ci auguriamo di potervi presto ospitare nel nostro dipartimento, nei nostri spazi, perché specie nei corsi magistrali crediamo fermamente che sia indispensabile il rapporto diretto, quel rapporto diretto tra docenti e studenti, che sicuramente rappresenta una fonte di ricchezza reciproca. Lo faremo, ne siamo certi. Nel frattempo, però, dicevo, facciamo questa forma di didattica con strumenti adeguati, non improvvisati. Facciamo questa forma di didattica con una preparazione alle spalle. E quindi siamo fiduciosi anche per il prossimo anno accademico di poter offrire nella maniera migliore quello che la nostra università, il nostro dipartimento può e sa dare. Noi concepiamo i percorsi magistrali come percorsi di incontro tra ricerca e didattica, in cui ci sia davvero la possibilità da parte degli studenti di assaporare davvero il senso del fare ricerca. La didattica in questo senso diventa anche sperimentazione, diventa anche attività concreta nell'ambito di quegli spazi, le biblioteche, i laboratori che noi metteremo a disposizione dei nostri studenti come abbiamo già fatto nel passato. C'è un altro aspetto che è molto importante, che riguarda tutti i corsi di cui adesso i colleghi vi parleranno. Abbiamo cercato nel corso di questi anni di rendere questi corsi aderenti a ciò che il mondo del lavoro chiedeva. Per noi è importante questo rapporto, è importante che questo rapporto resti vivo, è importante che il mondo dell'università
si apra al mondo del lavoro, ma anche che il mondo del lavoro entri nel mondo dell'università e lavoriamo molto in questa direzione. C'è un dato che è significativo ed è importante in tutti i nostri corsi. La manutenzione dei corsi, l'adeguamento dei corsi che abbiamo avuto cura di tenere in questi anni, ci permette di poter dire che i nostri percorsi sono davvero professionalizzanti, nel senso che rispondono a quanto dal punto di vista legislativo viene via via prodotto perché appunto il titolo universitario divenga veramente spendibile nel mondo del lavoro, nel mondo della scuola, nel mondo della ricerca, nel mondo dell'assistenza, insomma, in tutti quegli ambiti di cui ora i colleghi vi parleranno. Però prima di cedere la parola ai referenti, voglio cedere la parola alle nostre delegate all'orientamento, a cominciare dalla professoressa Anna Grazia Lopez. Prego, Anna Grazia. Puoi prendere la parola. Anna Grazia Lopez che ci parlerà anzitutto del versante relativo alle scienze della formazione, dell'educazione e della pedagogia. Prego. Perfetto, buongiorno a tutte e a tutti. Mi riallaccio a quanto ha detto poco fa il direttore sull'investimento che ha fatto il nostro dipartimento nei servizi e in particolare dei servizi dei laboratori. I laboratori che rappresentano per noi diciamo un fiore all'occhiello per migliorare appunto la didattica, come diceva il direttore, la didattica, ma che sono serviti e che servono insieme all'attività del tirocinio, all'attività formativa del tirocinio, a stabilire un rapporto sempre più forte, stretto con il territorio e con il mondo del lavoro. Noi sappiamo che l'università offre questo, offre da sempre, si caratterizza per l'apprendimento di saperi disciplinari. Tuttavia sappiamo che il mondo del lavoro ci chiede di trasferire questi saperi dal piano della teoria a quello della pratica. E per fare questo però è necessario che questi saperi siano continuamente rielaborati, siano continuamente oggetto di riflessione. Per questo motivo il Dipartimento ha investito su alcuni servizi in particolare, come ad esempio i servizi di orientamento e di placement offerti agli studenti e finalizzati al miglioramento delle abilità di studio, ma anche al raggiungimento del successo professionale, come un esempio, un laboratorio importante che noi abbiamo e che si sta distinguendo proprio per la professionalità e dei consulenti, il rapporto continuo che ha con il territorio e il laboratorio di bilancio delle competenze. Un altro servizio che sta attivando il nostro dipartimento, ma che già qualche anno fa era attivo, è il Circolo dei Tesisti. Il Circolo dei Tesisti, che consiste proprio nell'organizzazione di gruppi di lavoro formati da laureandi e docenti che insieme lavorano nella costruzione di un progetto di tesi. Insieme scrivono, riflettono, fanno ricerca e possiamo definire il Circolo dei Tesisti una comunità di apprendimento in cui le ragazze e i ragazzi imparano insieme a lavorare, che è poi quello che faranno quando entreranno nel mondo del lavoro, non lavoreranno da soli, ma lavoreranno in equip. Ancora altri servizi che offre il Dipartimento sono i laboratori di ricerca e di didattica. Attraverso sono laboratori che ci sono nel nostro dipartimento diversi laboratori appartenenti alle aree
del Dipartimento. E attraverso i laboratori, che noi intendiamo appunto come spazi educativi, gli studenti possono proprio coniugare la fase teorica della formazione universitaria, che è caratterizzata dalla trasmissione dei saperi disciplinari nel corso, una trasmissione che avviene nel corso delle lezioni frontali, con quella prassica e quindi volta alla riflessione, sperimentazione, verifica delle conoscenze. Noi nel nostro Dipartimento abbiamo diversi laboratori, se siete curiosi di vedere quello che facciamo potete guardare i nostri filmati, le presentazioni di tutte le attività promosse dai laboratori del Dipartimento, da quelli di archeologia, arti e storia, quelli di filologia e letteratura, per continuare con i laboratori di pedagogia e di scienze sociali, accedendo come ospiti alla voce orientamento sul portale e-learning. Un'altra attività importante su cui investe molto il nostro Dipartimento è il tirocinio. Il tirocinio rappresenta un ulteriore passo in avanti un passo in avanti nel tentativo continuo che fa l'università di avvicinarsi al territorio. E i nostri corsi di laurea prevedono l'attività di tirocinio, che rappresenta sul piano didattico una strategia attraverso la quale appunto gli studenti e le studentesse possono conoscere, avvicinarsi, ecco, conoscere il modello organizzativo presso il quale il modello che è alla base di un'organizzazione, no? E quindi i processi che sono alla base di un'organizzazione, che fanno funzionare un'organizzazione, ma poi anche il modello formativo. E il valore del tirocinio, il valore formativo del tirocinio è proprio questo, cioè quello di essere il risultato di una partnership forte tra scuola e università, e poi quello di mettere la studentessa e lo studente nelle condizioni proprio di sperimentarsi in una situazione chiaramente protetta, come quella di un'organizzazione che con noi stabilisce un patto formativo. E gli enti con cui il Dipartimento collabora sono diversi, rispecchiano le sue diverse anime, sono le case editrici, i servizi per l'infanzia, musei, scuole. Anche in questo caso, se volete avere un'idea degli enti con cui lavoriamo, potete guardare sul sito del Dipartimento la pagina del tirocinio. Vi ringrazio, adesso passo la parola alla collega Antonella Tedeschi. Prego, Antonella. Buon pomeriggio, ringrazio il direttore per la parola e anche la collega, la professoressa Lopez. Sono molto contenta di partecipare oggi a questo Open Day virtuale che vi guiderà nella scelta del percorso di studio specialistico che completerà la vostra formazione, vi proietterà verso la futura professione. La professoressa Lopez vi ha illustrato alcuni importanti servizi messi a disposizione dal nostro Dipartimento a supporto e a completamento della didattica. Insieme a questi va ricordata anche la biblioteca presente nel Dipartimento, importantissima per i nostri ambiti disciplinari, una biblioteca abbastanza ricca che può vantare 40.000 unità bibliografiche in costante e progressivo incremento. Normalmente sono attivi anche molti servizi come quello del prestito interbibliotecario e di document delivery, ossia la fornitura in copia di articoli e capitoli di libri presenti in altre biblioteche. Ci sono poi banche dati, archivi digitali, repertori e risorse online che arricchiscono la nostra biblioteca ed hanno reso possibile ai nostri studenti la prosecuzione dei loro lavori di tesi anche in questo periodo difficile, nonostante la chiusura temporanea della struttura.
Va sottolineato che il personale di biblioteca offre sempre supporto, informazioni, orientamento bibliografico e anche in questo periodo, seppure a distanza, si è reso disponibile in tal senso per gli studenti nelle ricerche bibliografiche e mettendo a disposizione documenti online e servizi di consulenza bibliografica sempre online. Vi ricordo che abbiamo anche un'applicazione gratuita Biblio UniFG che rende disponibile la consultazione del catalogo online di biblioteca anche da smartphone e tablet. Va detto inoltre che il Dipartimento di Studi Umanistici si è posto nell'ottica internazionale vedendo in questo sicuramente una sfida, ma anche una grande opportunità di crescita per tutti i nostri studenti. E in questa luce va vista l'attiva partecipazione al programma Erasmus Plus di studenti e anche di docenti con soggiorni di studio e di insegnamento all'estero o presso università straniere. Voglio sottolineare infine la rilevanza che ricopre in questo ciclo specialistico di studi anche l'organizzazione di numerosi seminari e incontri con esperti e studiosi di altre università italiane e straniere nell'ottica di un processo di scambio continuo. Il calendario di tali eventi viene di anno in anno incrementato nell'obiettivo di andare sempre più incontro alle esigenze di arricchimento formativo degli studenti e del territorio. Si tratta di un elemento fondamentale che voglio sottolineare per farvi comprendere non solo lo sforzo ad oggi in atto su questo fronte, ma per ribadire che tale impostazione dà un valore aggiunto alla vostra preparazione e alla vostra futura professione. Certamente ci sarebbe tanto altro da dire, da presentare. Per questioni di brevità mi fermo qui, rimango però a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore domanda o chiarimento, prossimi incontri in virtual room o per mail. Vi ringrazio. Cedo la parola al direttore. Grazie. Certo, grazie Antonella. Ti ringrazio per aver sottolineato questo aspetto molto importante. L'intensa attività seminariale convegnistica che veramente permette di arricchire non solo i nostri studenti, ma ricordiamola, è aperta sempre a tutto il territorio. Quindi siamo molto contenti che questo sia un elemento caratterizzante della nostra offerta formativa e della nostra, appunto, della nostra ricerca. Bene, grazie e passo ora la parola alla referente del corso di laurea magistrale in Filologia, Letteratura e Storia, la professoressa Stefania Montecalvo. Prego. Buonasera. Ringrazio il direttore per questa presentazione dei corsi e soprattutto per dare il modo a me e alle colleghe che seguiranno, immagino, di impostare la nostra presentazione dei corsi su questi punti fondamentali che riguardano le lauree magistrali, ovvero sia il dialogo tra ricerca e didattica e anche, come giustamente ricordava la collega Antonella Tedeschi, l'internazionalizzazione. Mi piacerebbe ricordare delle parole di un grande della nostra cultura italiana, Gramsci, che si interrogava su che cosa fosse un corso universitario, criticando un articolo apparso nel Corriere della Sera del gennaio 1932. Un corso universitario, scrive, è concepito come un libro sull'argomento, ma si può diventare colti con la lettura di un solo libro? Si tratta quindi della questione del metodo nell'insegnamento universitario. All'università si deve studiare per studiare, o studiare per studiare soltanto, o studiare per saper studiare, per imparare il metodo. Si devono studiare i fatti o il metodo per studiare i fatti? La pratica del seminario dovrebbe appunto integrare e vivificare l'insegnamento orale. Io colgo lo spunto da queste parole per ricordare che il corso che coordino è composto da docenti eccellenti che dedicano la propria attività didattica anche per mezzo del seminario, perché crediamo molto nell'interazione tra docente e studente. E gli studenti sono per noi
ognuno con una sua propria individualità, le sue proprie caratteristiche, i suoi propri metodi di ricerca, che noi accompagniamo e che spesso, dopo la laurea, divengono forse anche non soltanto amici, ma colleghi. Possiamo dire che molti dei nostri studenti sono adesso docenti di ruolo nei licei della Capitanata. E farei i nomi e cognomi di docenti amici, ma questo non è il caso. Chi vedrà, saprà, ricorderà. Per quanto riguarda il corso di laurea magistrale interclasse di filologia, letteratura e storia, la parola interclasse è quella che lo contraddistingue in quanto è la chiave per leggere i due curricula di cui il corso si compone e che costituisce, io credo, la sua forza. Da una parte la filologia moderna, dall'altra la filologia, le letterature e la storia dell'antichità. Sono due curricula di interclasse, quindi anch'essi interagenti e parlanti. Difatti il primo anno è in comune e viene costituito dalle materie che appunto sono il perno del corso. La letteratura italiana, le adesso culture inglese, tedesca, francese, la civiltà letteraria italiana e la filologia latina medievale e della letteratura italiana. Questa scelta, questo percorso, ben illustra, a mio modo di vedere, le caratteristiche della laurea magistrale, perché noi abbiamo infatti in essa le varie potenzialità, che poi spiegherò nei diversi curricula, le varie potenzialità che riguardano da una parte l'entrata nel mondo del lavoro degli studenti come insegnanti e dall'altra però una formazione di alto livello che può permettere agli studenti l'entrata nel mondo del lavoro ad alti livelli della formazione intellettuale. Didattica e filologia dialogano perché sono parti della costruzione di un metodo, ma a questo si accompagnano le varie storie, le lingue e le letterature. E dunque il curriculum più prettamente antichistico, vede la presenza di insegnamenti relativi all'antichità in un'ottica wilhamowitziana di Altertumwissenschaft, cioè scienza dell'antichità tutto tondo, e quindi noi abbiamo le letterature, le storie, l'archeologia dialoganti tra di loro, e poi il curriculum invece di filologia moderna, dove appunto, come risponde alla classe di concorso, è la filologia moderna e le sue discipline a offrire la maggior parte della formazione. Lo sfondo, il progetto culturale sotteso al corso, come voi potete leggere anche nei documenti e nei materiali che i vostri tutores mi metteranno a disposizione, è la ricostruzione della cultura del Mediterraneo tra antico e moderno, e mi permetterei di dire anche di più, la visione di una Respubblica letteraria tra antico e moderno. Questa visione ci permette di affrontare i problemi dell'antichità con uno sguardo verso il presente, con uno sguardo verso il futuro. Ed è il metodo, lo studio, la riflessione, quello che ci può salvare anche in questo momento difficile che tutti quanti stiamo vivendo. Per quanto riguarda l'entrata nel mondo del lavoro, il corso ha esaminato per bene le istanze delle richieste del territorio e in generale del mondo culturale. Dunque, da una parte, voi troverete, grazie alla continuità con la laurea triennale, il soddisfacimento dei CFU per l'insegnamento e per le diverse classi di concorso nelle varie brochure che sono presenti sia sul sito e sia che presto immagino saranno presenti anche a stampa, voi troverete l'indicazione delle classi di concorso e delle discipline necessarie per accedervi. In particolare mi riferisco alle classi di concorso A11, A12, A13, che riguardano le discipline letterarie e latino, le materie letterarie negli istituti magistrali, le discipline letterarie negli istituti di secondo grado e le discipline letterarie latino e greco nel liceo classico, era l'ultima, la A13,
anche per chi volesse essere interessato, la 21, cioè l'insegnamento di geografia, nonché la 22, l'insegnamento delle diverse materie nella scuola media. Su questo non ho tempo per dilungarmi, troverete, come vi dicevo, le indicazioni precise nei materiali che sono a disposizione. Dall'altra parte, l'indagine sulle richieste del mondo del lavoro consente al corso di individuare le figure professionali maggiormente attinenti. Da una parte, figure tradizionali come quelle indicate dal profilo Istat, e cioè gli storici, gli scrittori e poeti, i dialoghisti e parolieri. Questo ci può sembrare un po' strano, un po' remoto, ma in realtà sono professioni presenti e che fanno parte delle possibilità che il corso offre. Dall'altro, invece, in relazione anche a quanto il corso triennale sta offrendo, tutto quello che riguarda la comunicazione e il testo, il lavoro sul testo, e vale a dire tutto il mondo dell'editoria, della revisione del testo, tutto ciò che riguarda l'attività nelle case editrici. Il corso, è chiaro, offre questa formazione ed è un'occasione per gli studenti di Foggia di completare la loro formazione iniziata nel triennio, un'occasione direi ineludibile. La presenza di questo corso permette agli studenti di prepararsi per il mondo del lavoro nel territorio del Foggiano, e speriamo non soltanto agli studenti che provengono dalla Capitanata. Siamo aperti a tutti quelli che vorranno raggiungerci virtualmente e si spera poi in presenza. E costituisce, dicevo, dunque un ponte tra la formazione del triennio, il mondo del lavoro e l'alta formazione. Ci auguriamo di avere presto un dottorato di ricerca. Le lauree magistrali sono la condizione, come sapete, ineludibile per poter accedere ad un dottorato di ricerca. Altra possibilità che il corso offre da quest'anno è la presenza del tirocinio tra le attività scelta. Purtroppo l'emergenza Covid non ha dato modo, immagino, agli studenti di mettere in atto questo tirocinio. Ci si augura che quando l'emergenza sarà finita, i rapporti che, come voi avete già ascoltato dalla professoressa Lopez, esistono tra i diversi enti, possano garantire, favorire il tirocinio degli studenti e quindi dare un aspetto, per chi voglia, anche di attività pratica al cursus che gli studenti affrontano durante i 2 anni. Dunque, per concludere, tradizione e innovazione, presente e futuro. Noi siamo qui, siamo pronti ad accogliervi e speriamo tutti che questa visione a distanza abbia un termine. Ma per il momento, anche a distanza, siamo con voi, siamo per voi, pronti al dialogo. Grazie. Grazie Stefania, è molto importante quello che ci dici e hai fatto un quadro assolutamente puntuale del corso di filologia. E dunque è importante anche proprio questo aspetto che dicevi, che richiamavi in conclusione. Possiamo dire che oramai stiamo lavorando in maniera molto concreta, possiamo dire che i percorsi di dottorato sono stati di fatto riattivati e quindi chi si iscriverà a questo corso sicuramente troverà anche questa possibilità tra le tante. Bene, a questo punto do la parola dunque alla referente del corso di laurea magistrale Interclasse, e abbiamo capito cos'è, e anche Interateneo, cioè condotto assieme in questo caso all'Università della Basilicata, in scienze antropologiche e geografiche per i patrimoni culturali e la valorizzazione del territorio. Quindi parola alla professoressa Francesca Scionti. Prego. Francesca, Sì, ecco. grazie
Buon pomeriggio a tutti, grazie direttore per la parola. Allora io inizierei dicendo cos'è il SAGE, che è l'acronimo per questa intitolazione della laurea magistrale in scienze antropologiche e geografiche. Questa laurea magistrale è una laurea interateneo che coinvolge con un accordo in convenzione l'Università della Basilicata, che è la sede amministrativa, l'Università di Foggia, l'Università del Salento e la Federico II di Napoli. Perché queste quattro università hanno scelto di creare questo progetto? Per fare massa critica. In questo modo l'essere interateneo consente agli studenti che si iscrivono a questo corso di scegliere sulla base dei propri interessi, delle proprie attitudini, delle proprie vocazioni, in quale delle quattro sedi acquisire i crediti che servono per concludere il percorso formativo. Volendo fare un esempio, se nel percorso di studi sono previsti 24 crediti nel settore demo-etno-antropologico, ogni sede, quindi tutte e quattro le sedi, erogano i 24 crediti di antropologia. Lo studente può scegliere se è maggiormente interessato all'antropologia giuridica o delle migrazioni, sceglierà la sede di Foggia. Se invece è interessato all'antropologia visuale o a quella medica, sceglierà la sede di Napoli. Se è interessato all'antropologia dei patrimoni culturali, la sede di Matera. Se è interessato all'antropologia applicata, la sede di Lecce. Questo per tutti i settori disciplinari. In questo modo, di fatto, l'offerta è quadruplicata, ed è una opportunità per gli studenti di, scegliere anche con consapevolezza le tematiche all'interno delle quali declinare le competenze che si acquisiscono nel percorso di studi. Ma qual è, l'obiettivo del SAGE? Il SAGE offre una elevata formazione di tipo antropologico e geografico, con un'attenzione particolare, da un lato, alla valorizzazione dei patrimoni culturali, materiali e immateriali legati ai territori locali, sia europei che extraeuropei, ma anche alle tematiche della ricerca e documentazione delle culture. E l'abbiamo ascoltato poco fa per quanto riguarda la presentazione delle lauree triennali, sono tutti temi di forte attualità. E soprattutto altamente spendibili nel mondo del lavoro, che è particolarmente interessato alla promozione dei territori in ottica turistico-culturale, ma è anche interessato alla indagine, all'incontro, alla conoscenza della diversità culturale che è vicino a noi, ma che è anche lontana da noi, pensiamo a contesti extraeuropei. Qual è l'obiettivo, quindi? Formare una figura specialista che grazie all'interconnessione tra teorie e metodologie, sia di stampo antropologico che geografico, è in grado di analizzare e interpretare i contesti territoriali, i patrimoni culturali, i paesaggi, applicando le conoscenze conseguite in base alla specificità locale. Ma cos'altro può fare uno studente, un laureato, alla fine di questo percorso formativo? Può mettere a disposizione le sue competenze, le sue abilità comunicative e relazionali per interagire e dialogare con enti pubblici e privati che progettano interventi nei territori. Pensiamo ai progetti di rigenerazione urbana, o pensiamo per esempio a quello che sarà dopo l'esperienza Covid, dove già si sta cominciando a riflettere sul ripensare lo spazio urbano, lo spazio pubblico, lo spazio privato, anche tenendo presente le componenti sociali, umane dell'interazione all'interno degli spazi. Ma cos'altro acquisirà uno studente? Cosa uno studente acquisisce all'interno di questo corso? Naturalmente avanzate capacità di ricerca applicata, di ricerca di campo, sia nel settore antropologico che in quello geografico, ma anche capacità nella creazione di proposte culturali mirate alla valorizzazione
dei territori, delle culture, dei patrimoni, dei luoghi, dei paesaggi, ma anche capacità e competenze più in generale su tutti quei temi che sono coinvolti dalla promozione dei territori. Pensiamo al tema oramai nell'ultimo periodo mainstream del clima, dell'ambiente, i paesaggi, così come la diversità culturale, i diritti umani, la crescita economica dei territori, lo sviluppo sostenibile, eccetera, eccetera. Un altro tema è importante, centrale per questo percorso di formazione, e cioè l'attività di ricerca. Anche nel caso della laurea magistrale in scienze antropologiche e geografiche è previsto un tirocinio obbligatorio che nel progetto formativo è inteso come spazio di ricerca, cioè il tirocinio è strettamente interdipendente alla produzione della quella che noi chiamiamo elaborato finale, la tesi di laurea, ma che in realtà diventa una un primo approccio dei nostri studenti all'attività di ricerca e di trasferimento della conoscenza, diciamo, usiamo questa terminologia a noi cara. In sintesi, visto che il tempo a nostra disposizione è limitato, come potrete anche constatare leggendo nel dettaglio l'offerta formativa che trovate nei box della sezione orientamento del nostro dipartimento, ma anche navigando sul sito web del corso del SAGE, che trovate sia sulle nostre pagine web di dipartimento che sulla pagina web del dipartimento DICEM dell'Università di Matera, che è la sede amministrativa. Il SAGE è un'ulteriore possibilità di prosecuzione negli studi in continuità con le lauree triennali in lettere, lingue e turismo culturale di cui si è già parlato poco fa e di cui si sviluppano i temi di interesse, gli obiettivi e anche una buona parte di profili professionali. Insomma, una prosecuzione negli studi che offriamo agli studenti che vogliono specializzarsi nel comparto delle scienze sociali in generale e in quello delle scienze antropologiche e geografiche in particolare. Studenti che nel corso degli ultimi 3 anni di vita di questa laurea magistrale hanno potuto muoversi tra le sedi, confrontarsi tra colleghi, confrontarsi fra docenti che appartengono e provengono da 3 regioni, quindi da 3 realtà completamente diverse, misurarsi con realtà universitarie europee grazie ai già citati progetti Erasmus, Erasmus Plus, sfruttare le opportunità e le competenze dei moltissimi laboratori di ricerca delle 4 università, mettersi alla prova, e questo è anche un elemento di novità di questo corso di laurea, con discipline all'apparenza lontane, come può essere l'urbanistica, la geografia fisica, oppure discipline di taglio agronomico come paesaggi e biodiversità, politiche di sviluppo rurale, ma che sono solo all'apparenza lontane. In realtà, insieme al nucleo portante, cioè quello antropologico e geografico, concorrono a completare una figura professionale polivalente, altamente specializzata, in grado di affrontare e accogliere proficuamente le nuove sfide lanciate sia dalla ricerca scientifica che è interessata alle dinamiche culturali contemporanee, che dal comparto della promozione e valorizzazione dei patrimoni culturali materiali e immateriali. Bene, mi fermo qui, anche se si potrà facilmente immaginare, sono tante le cose da dire, quindi comunque sono a disposizione, come tutti quanti noi, per qualsiasi chiarimento e approfondimento. Grazie a tutti e cedo di nuovo la parola al direttore. Grazie Francesca. E un'altra opportunità che viene offerta, un'opportunità ancora diversa, che i nostri studenti possono tenere in considerazione, ma che noi offriamo più ampiamente anche ad altri studenti. Allora, chiudiamo questa rassegna sulla nostra offerta magistrale
con la professoressa Barbara Deserio, che per delega della professoressa Lo Iodice, ci parlerà della laurea magistrale interclasse in scienze pedagogiche e della progettazione educativa. Prego, Barbara. Buonasera a tutti, ringrazio il direttore e ringrazio tutti coloro che sono in ascolto. Sono una docente di riferimento del corso di laurea magistrale che sto per presentarvi, referente del corso è appunto la professoressa Isabella Lo Iodice. So di parlare ai nostri laureati e laureandi del triennio, ma penso di poter parlare anche a coloro che hanno conseguito il titolo di laurea o che conseguiranno il titolo di laurea in altri atenei e che potrebbero scegliere, come ci auguriamo, di proseguire gli studi magistrali all'Università di Foggia. Il corso di studio magistrale interclasse in scienze pedagogiche e della progettazione educativa si articola in 2 anni di studio per un totale minimo di 120 crediti formativi universitari, meglio noti come CFU, e prevede un'articolazione in 2 classi, ad ognuna delle quali corrisponde uno specifico corso di laurea interclasse. Il corso di scienze pedagogiche, nel caso della classe LM85, e il corso di programmazione e gestione dei servizi educativi, nel caso della classe LM50. A partire dall'anno accademico 19-20, quindi dallo scorso anno accademico, la classe LM50 comprende un nuovo curriculum in esperto e coordinatore dei servizi educativi Montessori 0-3 anni. Quest'anno infatti partiranno contemporaneamente il secondo anno del primo corso e il primo anno di un nuovo corso Montessori, come noi siamo abituati a denominarlo e come voi stessi vi abituerete a fare. Per il funzionamento di questo curriculum, l'Università di Foggia si una convenzione con l'Opera Nazionale Montessori di Roma che si impegna appunto a rilasciare il diploma di specializzazione Montessori per educatori 0-3 anni contestualmente al diploma di laurea che viene ovviamente rilasciato dall'Università di Foggia. Ciò significa che al termine dei 2 anni di corso lo studente consegue, oltre al titolo di laurea, anche il titolo di specializzazione nel metodo Montessori, che, vi ricordo, è un titolo assolutamente obbligatorio per lavorare nei servizi educativi Montessori, perché bisogna essere ovviamente specializzati nel metodo. Rispetto a questo, però, tengo anche a precisare che chi dovesse scegliere questo curriculum non sarebbe comunque obbligato solo ed esclusivamente a lavorare nei servizi educativi Montessori, nel senso che questo sbocco professionale va ad aggiungersi a tutti gli altri che a breve vi presenterò. Si tratta di un fiore all'occhiello che tengo comunque a ribadire, sia perché la Capitanata ha una storica tradizione montessoriana, sia perché l'Università di Foggia è la seconda università dopo la LUMSA ad aver, di Roma ad aver stipulato appunto una convenzione con l'Opera Nazionale Montessori per il funzionamento di questo curriculum. Quali sono dunque gli sbocchi professionali del laureato magistrale in scienze pedagogiche e della progettazione educativa? Innanzitutto ricordo che con la legge 205 del 27 dicembre 2017 è stato approvato l'emendamento che disciplina per la prima volta la professione dell'educatore e del pedagogista, rendendo obbligatoria la laurea per l'esercizio di queste professioni. Riguardo alla qualifica del pedagogista, la legge ha stabilito che le classi di laurea magistrale 50 e 85, cioè appunto le due contemplate nel nostro corso di laurea magistrale per l'appunto interclasse, sono abilitate a rilasciare tale titolo. Quindi questa è, diciamo, un'ulteriore novità che dobbiamo evidenziare, cioè la garanzia che l'Università di Foggia ha tra i suoi corsi di studio un corso che per legge abilita all'esercizio della professione di pedagogista finalmente riconosciuta. Tornando agli sbocchi occupazionali, ferma restando l'esistenza delle 2 classi, la LM85 più orientata nel settore della ricerca pedagogica e nel settore dell'orientamento, e la LM50 più orientata invece nel settore della progettazione formativa e nel settore appunto della dirigenza e del coordinamento dei servizi educativi,
Il corso di laurea magistrale interclasse forma ugualmente specifiche figure professionali che sono appunto quella del pedagogista, che può lavorare in diversi contesti, socio-educativi, anche in quello socio-assistenziale, limitatamente però chiaramente agli aspetti educativi, lavora a contatto con le famiglie, lavora con persone di ogni età, lavora nel settore della genitorialità, nel settore culturale, giudiziario, ambientale, sportivo, dell'integrazione e della cooperazione internazionale. La figura del progettista della formazione, anche in questo caso diciamo, gli ambiti di intervento sono variegati e diversificati. Il progettista della formazione può, ad esempio, lavorare anche in ambito scolastico come esperto nella progettazione e nei processi della valutazione. Il coordinatore e dirigente dei servizi educativi e formativi e dei servizi per l'infanzia, in questo caso l'ambito operativo è contemplato nella denominazione stessa del profilo professionale, il coordinatore ed esperto dei nidi e dei servizi educativi Montessori, nel caso appunto della LM50 e dello specifico curriculum montessoriano, e tra gli sbocchi professionali c'è anche quello del docente di scuola secondaria superiore di secondo grado per la classe di concorso A18, Filosofia e Scienze Umane, che però, attenzione, è un percorso che va completato con l'iter normativo previsto per l'accesso ai ruoli dell'insegnamento. Quindi, che cosa fa il nostro corso di laurea magistrale? Consente di completare l'acquisizione dei crediti formativi universitari necessari per accedere alla suddetta classe di concorso, dopo aver completato chiaramente l'iter normativo. Anche in questo caso tengo a precisare, perché questa è una domanda che fanno frequentemente gli studenti, che anche rispetto al curriculum Montessori, quindi anche a chi si laurea nella classe LM50 e nel curriculum Montessori, quindi chi sceglie il percorso legato al curriculum Montessori, può comunque, al di là di questo primo innamoramento, decidere di non lavorare più nel settore montessoriano e proseguire con l'accesso, sempre seguendo l'iter normativo previsto per legge, con l'accesso, per esempio, all'insegnamento nella scuola secondaria superiore. Rispetto ai piani di studio, vi accorgerete voi stessi consultandoli che le aree di insegnamento, quindi gli insegnamenti che vi troverete a frequentare e a studiare, ruotano attorno a tre aree: l'area psico-storico-pedagogica, l'area metodologico-didattica e l'area sociologica. Nel caso del curriculum Montessori, alcuni insegnamenti pedagogici e psicologici vengono sostituiti da attività formative specifiche pensate e progettate dalla referente del corso di studio in accordo con l'Opera Nazionale Montessori per un totale di 300 ore. Vi sono poi in tutti i curricula 12 CFU di attività formative a scelta dello studente che io considero e che mi piace presentare come dei crediti jolly, come una carta jolly che lo studente può utilizzare nel momento in cui ha maggiormente chiare le proprie aspirazioni professionali e vuole quindi professionalizzare per l'appunto il proprio percorso di studi nella direzione della ricerca pedagogica piuttosto che nella direzione della progettazione formativa, dell'orientamento e quant'altro. Tengo a precisare che questi 12 CFU prevedono che lo studente possa, come dire, scegliere, cioè possono essere, possono essere individuati tra tutti gli insegnamenti presenti nell'offerta formativa, quindi compresi gli insegnamenti del triennio. La didattica che utilizziamo è una didattica assolutamente centrata sullo studente, attenta ai bisogni formativi degli studenti, partecipata, gli studenti sono coinvolti in tutti i nostri centri di ricerca, in tutti i nostri laboratori e in tutte le attività laboratoriali che comunemente portiamo avanti con le scuole e con le associazioni del territorio. In aggiunta a questo, anch'io voglio ricordare la preziosa attività del tirocinio, che peraltro è pari a 150 ore, corrisponde appunto a 150 ore, che consente agli studenti di toccare con mano le professionalità che il corso forma e quindi di assaporare un primo assaggio di quello che faranno da grande. Ulteriori e più dettagliate informazioni vi saranno fornite dai tutores, che sono vostri colleghi e che chiaramente sono a vostra disposizione per rispondere a qualunque dubbio, a qualunque perplessità o a qualunque interesse, fermo restando che ci sono tutti i docenti del corso di studio, a partire da me, insomma, assolutamente disponibili a rispondere sia nelle virtual room che via mail a qualunque vostra domanda. Grazie. Passo la parola al direttore.
Grazie Barbara. E chiudiamo dunque con i nostri tutor, i nostri studenti. Do quindi la parola a Valerio Palmieri, prego. Sì, grazie direttore per la parola. Ciao a tutti ragazzi, io appunto sono Valerio Palmieri, tutor informativo del Dipartimento di Studi Umanistici. Sicuramente in questi giorni avrete avuto modo di leggere sui social lo slogan della campagna di orientamento dell'UNFG. Resto a casa, ma penso al futuro. Quest'ultima parola ci rimanda ad un'altra, scelta. Lo sappiamo, non è semplice scegliere, ciò implica degli interrogativi. Molti di voi sono prossimi alla laurea triennale, qualcuno l'ha già conseguita. UNFG continua ad essere il porto sicuro dove potete ancorare i vostri sogni. E per chi ha curiosità, dubbi, domande per il percorso futuro, può rivolgersi ai docenti e a noi tutor. L'auspicio è che continuate a sognare cose grandi insieme all'UNFG. Grazie. Grazie Valerio, e cedo la parola all'altra nostra tutor, Francesca Franceschelli. Francesca, prego. Grazie direttore per la parola, buonasera a tutti. Sono anch'io tutor informativo del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia. Mi riallaccio a Valerio in quanto vi auguro di continuare a credere comunque nei vostri sogni, nei vostri progetti per il vostro futuro. Io per farlo mi sono affidata nuovamente all'Università degli Studi di Foggia perché dopo la laurea triennale ho confermato la mia scelta proseguendo gli studi magistrali che sono quasi giunti al termine. Quindi se dovessi darvi un consiglio risponderei alla domanda perché UNIFG. Oggi posso dire che è stata la scelta più giusta che io potessi compiere, una scelta razionale ma allo stesso tempo una scelta fatta col cuore, perché oggi l'Università degli Studi di Foggia mi ha aperto le porte del mondo del lavoro. Ho avuto modo, grazie all'università, attraverso dei progetti, comunque di avviare la mia carriera e di mettere in pratica ciò che ho appreso comunque dai libri durante il mio percorso di studio. Vi auguro di continuare a scegliere, di fare una scelta consapevole e vi invito, seppur in maniera virtuale, a venirci a trovare nelle Virtual Room nelle giornate dell'11, 12 e 13 maggio a partire dalle 16. Un abbraccio, in bocca al lupo per tutto e restituisco la parola al direttore. Grazie Francesca, quindi 11, 12 e 13 avremo ulteriori appuntamenti aperti a tutti coloro che vogliono avere altre informazioni, che vogliono approfondire le questioni che oggi abbiamo toccato. Mi tocca chiudere e voglio mettere in evidenza una cosa che credo sia emersa da tutto quello che avete sentito, tutto ciò che hanno detto i nostri colleghi, i miei colleghi. L'offerta formativa magistrale non è una mera continuazione del triennio, ha una sua autonomia, ha una sua specificità. Non si rivolge quindi solo ed esclusivamente agli studenti dell'Università di Foggia, ma può accogliere e deve accogliere tutti coloro che vogliano fare questa esperienza presso di noi. E l'altro elemento che credo abbiate colto in tutto ciò che è stato detto è che i nostri corsi sono stati sempre progettati con un occhio specifico rivolto alla professionalità che viene via via creata attraverso questi percorsi di studio. La professionalizzazione che ci conduce al mondo del lavoro e questo è per noi fondamentale, prepararvi come meglio è possibile al mondo del lavoro. E lo vogliamo fare anche in questo momento di distanza, di distacco, siamo pronti a farlo in tutte le forme, anche di didattica a distanza, che saremo costretti a mettere in atto, ma che guardate possono essere anche una risorsa, almeno noi le abbiamo sempre intese come tali. E quindi vi aspettiamo e speriamo di vederci. Vi ringrazio.